Ciao a tutti, oggi è domenica e come sapete nel Sertur la domenica siamo abituati a raccontare la storia per le strade di Roma, ma purtroppo questo periodo non possiamo farlo perché dobbiamo stare tutti a casa e allora la storia oggi ve la raccontiamo qui da casa e approfittiamo di un film, un bellissimo film, divertentissimo film, nell'anno del Signore, uscito nel 1969 per raccontarvi un po' di storia di Roma, in maniera tale che vi dimostriamo come, a parte che la storia si può raccontare anche da casa e quindi non serve uscire, ma che anche un film ci parla di Roma. E quindi iniziamo la visione di questo film intervallata da qualche accenno storico. Ditemi voi se questa è una città seria. Dice allo sparo per cannoni, tutta Roma lì. Ma stanotte i teatri sono aperti, se balla l'ambasciata d'Austria, di Russia, a casa d'Orlonia. Ma allora chi è che andranno a dormire? Il popolo. Ma quello ci andrebbe lo stesso, no, al popolo di notte. Allora io già sto di festa, ma come faccio a tornare a casa? Ma restano. No, 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 sono strette. Sono strette. Tu non sei un calzolaio, cornacchia mio, sei un peccione. Siamo nel 1825, siamo a Roma ovviamente, il Papa è Leone XII e il film inizia a Castel Sant'Angelo. Come avete sentito c'è lo sparo del cannone, perché? Perché nel 1825 c'era una sorta di coprifuoco, cioè allo sparo del cannone tutto il popolo romano doveva tornare a casa, tranne ovviamente i nobili, gli ecclesiastici che la sera approfittavano per andare nelle varie feste. E Cornacchia, che si trova lì a Castel Sant'Angelo, adesso, oltre al colonnello Nardoni, incontrerà un altro personaggio. Vediamolo. Vedete davvero alla rivoluzione? Beh, veramente un tentativo c'è stato. Ah, leccami, pochi giovanotti che protestavano contro un matrimonio aristocratico. Quattro fucilate sotto il palazzo Piombino. E chi hanno ammazzato? La sposa. Nein, il portiere che correva a chiudere il portone. È sempre così. Comunque il bando parla chiaro, allo sparo del cannone tutti a letto. Io ci andrei pure senza. E voi, capitano, cosa fate questa sera? Molto disciplina, fatto dormire, però non chiudo occhio tutta la notte, il bambino piange. Ah, a proposito, dimenticavo, congratulazioni per il lieto evento. Grazie tanto. Ma perché non ha avuto un figlio? Beh, ce l'ha avuto la moglie. Ah, lui no. Ci usa tutta Roma, eccellenza. Colonnello! Che c'è? Il principe Don Filippo Spada chiede di conferire con voi. Ah, beh, vengo subito. Con permesso, capitano. Ecco un altro che può camminare dopo sparo cannone. Grazie. È principe. Anche qui abbiamo delle informazioni storiche. La prima, divertente, è che, come dice Cornacchia, ce lo sa tutta Roma, il figlio delle guardie svizzere in realtà non è suo figlio. E questa informazione ce la dà un personaggio di cui tra un po' parleremo nella sua pasquinata. Ora ve la leggo. Passando il Papa un forestiere domandò: «Questo è il Santo Padre, è vero?» Ma il capitano degli svizzeri che udì rispose: «Santo no, ma padre sì!» E sì, perché tutto il popolo romano sapeva che in realtà il padre del figlio del capitano delle guardie svizzere non era lui, ma era il Santo Padre, Papa Leone XII. Un'altra informazione che prendiamo da questo spezzone è che un tentativo di rivoluzione a Roma c'era stato a Palazzo Piombino. Palazzo Piombino oggi non esiste più perché è stato demolito nel 1889 e al suo posto è stata costruita la bellissima galleria Alberto Sordi che si trova di fronte a Piazza Colonna. E mentre i due parlano, a un certo punto vengono a chiamare il colonnello Nardoni perché un certo Filippo Spada deve conferire con lui. In realtà, storicamente parlando, non era Filippo Spada, ma era un certo Pontini, e poi scopriremo il perché. E Cornacchia, che segue il colonnello Nardoni, ascolta questa conversazione. E poi tornano verso casa e Cornacchia si fa riaccompagnare ovviamente dalle guardie perché lo sparo del cannone c'è stato e quindi non può circolare da solo. E tornando a casa fanno un incontro, vediamo chi incontrano. C'è questo chiacchierone di pietra da 4 secoli. Sempre lui, Pasquino.
parla è sempre brutto segno. E che dice, che dice? Che dice? Top. Io non so leggere, eccellenza. Grazie a Dio non so né leggere né scrivere. Leggete forte. Ecco, bravo, così sentivo pure noi. Perché io allo scuro c'è sbologno poco. E posso pure senza occhiali. Che dice, che dice? Allora dice, tra i rivendicativi, Napoleon cascò. Sapete voi perché? Perché non vi scannò. Due volte già cadeste senza cavarne frutto. Va aperto un terzo fulmine, l'annienterà del tutto. Carina, eh? Ma che fasce ride? Ecco, abbiamo conosciuto uno dei personaggi più importanti di Roma, Pasquino, il famosissimo Pasquino, che è stato per circa tre secoli la voce del popolo romano. E abbiamo ascoltato anche un'altra pasquinata, questa volta contro i preti. Ma chi è Pasquino? Pasquino è una statua che oggi si trova dietro Piazza Navona, appunto a Piazza Pasquino, una statua che risale del periodo ellenistico, che risale al III secolo a.C., che è stata ritrovata nel XVI secolo e che dal XVI secolo fino alla metà dell'Ottocento è stata appunto la voce del popolo, perché i romani, per prendere in giro i nobili, per esprimere il proprio disagio nei confronti del governo, per fare satira politica, attaccavano sotto la statua di Pasquino dei fogli satirici. E quindi Pasquino è uno delle statue parlanti di Roma. Sì, perché a Roma ce ne sono altre di statue parlanti. Ad esempio Marforio, che è la seconda statua parlante di Roma, che insieme a Pasquino è quella più importante. Poi abbiamo Madama Lucrezia, l'unica statua parlante donna di Roma. L'abate Luigi, la fontana, la statua del babbuino e la fontana del facchino. Ora ovviamente non vi dico dove sono tutte queste statue, perché al tour delle statue parlanti, quando potremo tornare a fare tour, verrete al tour e vi racconterò la storia, anche perché vi serviranno queste informazioni per le cacce al tesoro che prima o poi torneremo a fare. Dunque, Cornacchia, che ascolta la pasquinata letta dal colonnello Nardoni, saluta il colonnello, ma anziché tornare a casa va a cercare un certo medico, dottor Montanari. Eh sì, perché gli deve raccontare quello che ha sentito a Castel Sant'Angelo. E vediamo dove lo va a cercare questo dottore. Sta settimana altre cinque creature del popolo di Giuda sono state rapite dagli cristiani e battezzate le prepotenze. Per cui cercate scampo nella legge degli padri. Sposatevi appena in età, ma sposatevi fra di voi. Non ve mischiate. Fate conto che una donna di razza giudia conviva con un cristiano. Ah, e qua finiamo sempre al caso personale? È un esempio. Ma è sempre lo stesso trovare un altro, no? Poi si discorsi davanti alle creature. Da una vezza ormai vanno sentiti. Sono marito e moglie. Ma se ci sposiamo io e lei, famo peccato. Stai nel tempio del Signore, che è questa mancanza di rispetto? Metti il cappello. Angela, io gli ho detto a Giuditta, rinnega la fede da brava e fatta. E perché non rinneghi tu Cristo? Ma che sei matta? Voi lo sarete venuto per 30 denari, ma per me vale di più. Che sei visto il dottor Montanari? E io vedo il cerchio qua, che è giudio come noi altri. Beh, un dottore mica sta a guardare la razza, vanno devo andare. C'è qualcuno che sta male qui? No, ma vedo un sacco di ragazzini, anche se per voi sono andati da marito. E dove ci stanno i ragazzini? Specie di notte, gira gira, schizza fuori sempre il dottor Montanari. Non si è visto, eh? E a questo è il vaiolo che gliel'ha fatto. Ma dove vuoi? Di che ti impicci? Non avete letto l'editto del Papa? E te da quando a qua impara da legge? Ma io stavo steso per terra a Piazza San Pietro quando il Papa ha proibito la vaccinazione. Per via che il medico che l'ha inventata era Giacobino, per cui, disse sua santità, è roba del diavolo. Ma ci credete pure voi? Io no. Ma se non mi dite subito dove sta il dottor Montanari, vado a chiamare il colonnello Nardoni. Ovviamente anche oggi parleremo di ebrei, però questa scena è importante perché ci dà tantissime informazioni storiche. Allora, la prima, il rabbino dice: cinque creature rapite dai cristiani e battezzate di prepotenza. Che vuol dire? È la pratica che a Roma dalla metà del 500 fino all'inizio dell'800 si faceva, che era quella dei battesimi forzati. Cioè gli ebrei all'interno del ghetto, il ghetto è stato istituito alla metà del 500, venivano in maniera forzata battezzate. Che vuol dire? Che venivano prese questi bambini appena nati, battezzati,
e quindi tolti dalle famiglie di appartenenza e fatti crescere con famiglie cristiane. Ovviamente quello che vediamo non è la sinagoga che voi oggi tutti siete abituati a vedere sul Lungotevere, perché siamo ancora in pieno ghetto. Il ghetto sarà distrutto alla fine dell'Ottocento, quando Roma diventa capitale d'Italia, e quindi questa è una sorta di sinagoga improvvisata. L'altra informazione importante che prendiamo da questo spezzone di film è l'informazione sul vaiolo. Perché? Perché, come avete visto, i bambini si fanno il vaccino contro il vaiolo senza che nessuno lo sappia. Perché? Perché il Papa nel 1824, Papa Leone XII, emana un'enciclica che, tra le tante cose, che poi alcune le vedremo anche durante il film, proibisce il vaccino contro il vaiolo perché pare sia troppo progressista e, come dice Cornacchia, è stato inventato da un giacobino, e quindi i ragazzini sono costretti a farsi il vaccino di nascosto. Ecco perché Cornacchia va lì a cercare il dottor Montanari, perché è proprio il dottor Montanari che fa il vaccino. Cosa succede? Che Cornacchia si fa dire dove si trova Montanari e viene a sapere che Montanari sta in un cubo. Perché? Perché il dottor Montanari, insieme ad altre persone di Roma, faceva parte della carboneria. Sì, siamo esattamente in questo periodo, quindi siamo prima delle lotte risorgimentali, esattamente un attimo prima, è proprio un momento cruciale della storia d'Italia, e Montanari, insieme ad altri, fa parte della vendita romana. La vendita erano i gruppi di carbonerie che si chiamavano vendite, e quella romana prendeva il nome di vendita Costanza. La carboneria, giusto per rinfrescarci la memoria, è una sorta di setta segreta, organizzazione segreta che nasce tendenzialmente a Napoli e che prende il nome di carboneria perché i primi affiliati parlavano utilizzando il linguaggio che utilizzavano i carbonari. Quindi Cornacchia trova Montanari, che si trova insieme, Leonida Montanari, che si trova insieme ad Angelo Targhini e ad altre persone che facevano parte della carboneria, ma Montanari e Targhini sono i nostri personaggi principali, e li avverte che Filippo Spada, quello che abbiamo visto all'inizio, anche egli un carbonaro, è andato dal colonnello Nardoni perché vuole fare i nomi di tutti i carbonari. Ebbene sì, Cornacchia sente questa conversazione. Perché Filippo Spada vuole tradire i suoi compagni? Perché la figlia è morta di vaiolo e quindi lui ha paura che, facendo parte della carboneria, l'anima della figlia, anziché andare in paradiso, possa andare all'inferno. E quindi, per ripulirsi l'anima, decide di fare i nomi di tutti i compagni. I nomi non li fa subito, non li ha fatti quel giorno a Castel Sant'Angelo. Perché? Perché il colonnello vuole aspettare il funerale della bimba per poi farsi dire i nomi. E quindi tutti i carbonari di Roma sanno che Filippo Spada sta per tradirli e estraggono due nomi a caso per andarlo ad ammazzare. E ovviamente i nomi a caso che estraggono sono quello di Leonida Montanari, il medico che sta cercando Cornacchia, e di Angelo Targhini. Ora, ci sono delle piccole imprecisioni storiche che vi dico nel film, ma giusto per sottolinearle. Quando Cornacchia dice di aver sentito l'editto del Papa da San Pietro, in realtà il Papa in quel periodo non risiedeva a San Pietro, ma risiedeva al Quirinale, e ci sono delle incongruenze anche per quanto riguarda Montanari e Targhini, perché, come avete visto nelle foto all'inizio del video, uno è leggermente più vecchio dell'altro, in realtà avevano tutte e due quasi la stessa età. Targhini aveva 26 anni e Montanari ne aveva 25. Montanari era un medico di Rocca di Papa, non è romano, anche se nel film è romano, ma è modenese, e invece Targhini non è bresciano, così come appare nel film, ma è genovese ed era il cuoco del Papa. E in realtà Targhini era la figura più importante a Roma, è stato lui quello che ha istituito la vendita romana, e poi Montanari è arrivato e ha fatto parte di questa vendita. Insomma, i due sono estratti a sorte e vanno a cercare Filippo Spada per ammazzarlo, e mentre escono dal covo, ecco che incontrano. Tommaso, permettete una parola? A quattro occhi, se non mi dispiace, molti voi. Voi da quanto tempo è che mi conoscete? Beh, da quando lavori con Cornacchia, no? Sì, lavoro. È il fatto che c'è lavoro è una scusa. Voi capite? Io sono giudia. E se il cristiano convive con una giudia, so dolori. E vabbè, ma questo che c'entra? No, per dire, insomma, ci siamo visti spesso. Pare strano, ma a pezzo stanotte non passa il giorno che non vi si sfonda la scarpa, non vi si sfonda un tacco. Ma io faccio il dottore, io cammino. E invece a me non mi pare. Sì, perché basta che vi mettete a sedere a bottega che non passate più.
Beh, ma lo sai com'è Cornaccia? Lui parla e io mi diverto a farla sentire. Già. Ma non è che mentre stava a sentire lui guardava a me? Che cosa era un interrogatorio? Che ne sei innamorato di me, con la casa? Che te ne sei accorta adesso? Beh, io ce la fa. Buonanotte. Aleo. Io muri. Ecco, abbiamo incontrato il personaggio femminile che è Giuditta e, come abbiamo visto, Giuditta è innamorata del dottor Montanari e il dottor Montanari è innamorata di Giuditta, anche se Giuditta in realtà vive con Cornacchia. Lei stessa nel film dice che è costretta a dire che lavora per Cornacchia perché? Perché siamo in pieno ghetto e quindi un giudio non può vivere con un cristiano e viceversa. Ma i due sappiamo adesso che sono innamorati. Dunque, Tardini e Montanari, dopo l'incontro con Giuditta, vanno a cercare Filippo Spada e lo ammazzano. Ora, nel film, l'uccisione di Filippo Spada avviene, la probabile uccisione avviene esattamente qui, sull'isola Tiberina, ai piedi di quella che era la colonna infame. Sì, perché questa colonna che vedete in realtà è stata costruita alla fine dell'Ottocento, perché prima c'era un'altra colonna che i romani chiamavano la colonna infame. Perché? Perché nel periodo pasquale, attaccata a questa colonna, si mettevano tutti i nomi di quelli che non rispettavano i precetti pasquali. Pensate che questa colonna è stata distrutta perché un signore con la carrozza l'ha buttata a terra e molto probabilmente l'ha fatto anche in maniera volontaria, considerando a che cosa serviva la colonna. Nella realtà, invece, il tentato omicidio di Filippo Spada è avvenuto non sull'isola di Berina, ma di fronte alla chiesa di Sant'Andrea della Valle. Comunque, Tardini e Montanari incontrano Filippo Spada, lo accoltellano e scappano via. Subito dopo arrivano Cornacchia e Giuditta, che vedono il corpo di Filippo Spada, ma si rendono conto che non è morto. E quindi c'è un problema, perché se dovesse mai riprendere conoscenza Filippo Spada, potrebbe fare i nomi di coloro che l'hanno tentato di ammazzare. E quindi Cornacchia e Giuditta si dividono per andare a cercare i due. E vediamo Giuditta dove li trova. Sì, ragazzi, e poi si capisce, sono risentiti. Però pure sto papa Bellettomo che fa mettere i cancelli all'osteria. Dice, il vino se serve di fuori, così non si rischia al chiuso e trama contro il governo. Ma chi è che trama? Qui si cantava, si rideva. Certo, qualche volta ci scappava il morso. Ma mica per ribellione, sempre per futili motivi, allegramente. Oh, giovanotti, il cannone ha sparato pure per voi. E c'è quello che sai il cannone a noi. Lo vedi? Non accettano più imposizioni. Il popolo è stanco. Più che altro sembra ubriaco. Dateci altri due bicchieri. Andate a letto. Ah, c'è chi ci manda a letto per forza. 100 uomini come questo e prendiamo il potere. Giuditta. Filippo Spada non è morto. Sì, li trova in osteria, però come avete potuto vedere dal film, in realtà non si può entrare dentro l'osteria, ma si deve bere il vino da fuori cancelli, e ce lo spiega benissimo l'oste. Perché? Perché sempre nell'editto che vi ho detto prima di Papa Leone XII del 1824 si proibiva anche di bere all'interno delle osterie, perché secondo il Papa all'interno delle osterie si tramava contro il governo. Nardone e Tardini, che convinti di aver ammazzato Filippo Spada, vanno a bere e in realtà pensano che il popolo sia pronto alla rivoluzione. All'improvviso arriva Giuditta che li avverte che Filippo Spada non è morto e quindi Giuditta li porta nella bottega di Cornacchia, ma per andare a casa, per andare verso la bottega, incontrano le guardie che sono di pattuglia alla statua di Pasquino. E sì, perché nel 1825 il colonnello Nardoni ha fatto mettere delle guardie di fronte alla statua di Pasquino, perché pensate, quello che dice Pasquino è importante e pericoloso tanto quanto i tentativi di rivoluzione fatti dai carbonari. E così la guardia che sta davanti alla statua di Pasquino riconosce Montanari e Giuditta e ovviamente li lascia andare via.
Subito dopo arriva il colonnello Nardoni e la guardia gli dice che ha visto camminare il dottor Montanari. E quindi il colonnello Nardoni inizia un attimo a insospettirsi. Ma Giuditta riesce a portare i due nella bottega di Cornacchia e vediamo che cosa accade dentro la bottega. Non è tornata ancora. Seguo la cerca di non perdere la festa. Ma non hai capito che è proprio quella che stai per perdere. Se c'era un dubbio come sei chiarito. E non so se è chiaro pure a voi. Ciò è Gorna. No, è che l'anima dei mortacci è della rivoluzione. Sta arrivando un'altra lattuia. Sì, Cornacchia adesso ha quasi la certezza che Giuditta e Montanari abbiano una storia. Fatto sta che rientra di corsa perché sa che Nardone sta cercando Montanari e nonostante gli sforzi di Cornacchia nel fingersi malato e quindi nel giustificare la presenza del medico nella sua bottega, Nardone decide di portare con sé il dottor Montanari. E il dottor Montanari convince Tardini invece a non seguirlo, a rimanere lì e Giuditta, una volta che Nardone porta via Montanari, prova a convincere Tardini ad andare al porto di Ripetta a prendere una barca verso Napoli. Eh sì, perché in quel periodo, nel 1825, dal porto di Ripetta partivano le barche che si muovevano avanti e indietro. E mentre Giuditta prova almeno a salvare Tardini e lo porta verso il porto di Ripetta, passa per una parte di Roma che a me piace tantissimo, ma vediamo che cosa ascoltano. Ho capito, andiamo di là. Lo sapete dire che sono? Sarà Cannavolta. È Paolina Borghese, la sorella del Napoleone. Sì, ma pensare alla statua di Canova, quella ignuta sul materazzo di mano. Vedeste com'è ridotta, pelle e ossa. Sta sempre rintanata là dentro con la madre, Madame Letizia. Due chiacce, due buffi. Sempre la spia da dietro le persiane del vicinato. Aspettiamo là. Che decadenza. Eh sì, siamo a Piazza Matteo, la stupenda e meravigliosa Fontana delle Tartarughe, esattamente dietro il ghetto ebraico, una fontana bellissima di fine Cinquecento di Giacomo della Porta. Le tartarughe sono di Bernini, anche se quelle che vedete nella fontana non sono quelle originali. La storia della fontana poi ve la racconto quando verrete a tour al ghetto. Però Giuditta da Palazzo Matteo ascolta Paolina Borghese e Maria Letizia, che è la madre di Napoleone. In realtà, qui c'è un'altra piccola incongruenza storica, Paolina Borghese ha passato gli ultimi anni di vita a Firenze, dove è morta, quindi non era a Roma nel 1825, e Maria Letizia, la mamma di Napoleone Bonaparte, non viveva a Palazzo Matteo, bensì a Palazzo Bonaparte, che si trova a Piazza Venezia. Fatto sta che dopo questo intermezzo musicale, Giuditta prova a portare Tardini verso il porto di Ripetta, ma incontrano... Non volete ci sono le guardie. Aio, mamma. Siamo circondati. E io che faccio? Che fai coraggio. Scusate un po'. Allora, abbiamo l'aria fresca, eh? Ma voi non siete giudia per caso? E non lo sapete che giorno è oggi? Un giorno con l'altro. No, è sabato. Andando su scordato. No, ma un momento. No, lasciate perdere, per carità. Questo è un signore forestiere del passaggio per Roma. Mi aveva chiesto l'informazione, io manco lo conosco. E allora non pensiate. Io voglio vedere dove lo portate. Ma fate un po' come vi pare, eh? Io mi vergogno. Per piacere. Io vengo. E tu, popolo giudio, te domandi perché sei maledetto. Ma bussa via, tu sei stramaledetto. Ma come, pure a Pilato, che era pagano, gli tremò la coscienza e se ne lavò le mani. Perché il romano capiva, forse intuiva. E tu invece niente, gli hai fatto portare... Tutti risata di sto flagello, manco possiamo stare noi personalmente. E poi ci vanno pure se ti missa. Ma perché? Per avvederli, no? Non era diretto, vanno per sfregio.
Ma sarebbe il disegno della provvidenza che Cristo penasse e morisse da uomo. Qualcuno lo doveva ammazzare. Sono stati noi altri giudici. Avremmo fatto male. Io dico che avremmo fatto bene. Così avremmo compiuto la volontà di Dio. Per cui invece di perseguitarci, ci dovrebbero rispettare. Brutti zozzoni, parci, maledetti! Ma non si ribellano. Vedi, sono mazzoni. Il semina è scaldo. Questi non sentono manco una parola. Ma mi raccomando, che rimangano le noi. Guardate gli orecchi. Ci si mettono i tappi di cotone. Poveracci. Noi facciamo finta di non vederli perché siamo tolleranti. Di nostro signore Papa Leone XII, che invece delle gambe tutti in un mazzo e di buttarle a fiume, va pure allargato e a ghetto per farle star più comodi. Non è vero! Come non è vero? Non è vero, vedo che è bugiardo! Non pensate di capitare! L'ha allargato per farci entrare pure quelli che stavano da fuori! Dice che se no contamina l'anno di Cristo! Piani! Manco dai il petto di forza del vita mia! Eh sì, qua ci sono tantissime informazioni storiche che si riparano un'altra volta agli ebrei. Quello che avete appena visto è la cosiddetta predica coatto, predica forzata. Eh sì, perché gli ebrei dall'istituzione del ghetto ogni sabato erano costretti ad ascoltare queste prediche. Cioè c'era un prete che oltre che ricordarli quanto erano zozzoni, porci e maiali, in realtà gli faceva una sorta di catechismo, quello che tutti noi abbiamo fatto. E gli ebrei erano costretti ad ascoltare. Qui vediamo anche una cosa che in realtà è successa, cioè che molti di questi ebrei si mettevano i tappi alle orecchie per non ascoltare quello che diceva il prete. C'è un'altra informazione però, perché a un certo punto il prete dice che il Papa ha allargato il ghetto, esattamente sì, perché nel 1825 Papa Leone XII allarga un po' il ghetto includendo Via della Reginella e Piazza Mattei con la bellissima fontana delle tartarughe che abbiamo visto prima, e anche qui ovviamente Pasquino non si poteva far scappare questa occasione per scrivere una pasquinata che vi leggo. Questo Papa, sempre a letto, dentro Roma allarga il ghetto, alle scienze l'interdetto, anche al vino il cancelletto. Questa legge è di Maometto o governo maledetto. Questo è il modo in cui il popolo prende l'allargamento del ghetto. Fatto sta che Giuditta è mandata via dalla predica forzata e continua a provare a convincere Targhini a non raggiungere Montanari ma a salvarlo, a farlo scappare, e quindi diciamo che si intrattiene con lui quella nottata. Nel frattempo però Filippo Spada sull'isola Tiberina si sveglia e fa i nomi dei suoi congiurati, cioè di Targhini e di Montanari. Targhini raggiunge l'isola Tiberina e raggiunge Montanari, e quindi i due sono arrestati dal colonnello Nardoni e portati a Castel Sant'Angelo. In realtà qui c'è un'altra imprecisione storica, perché Montanari, dopo il tentato omicidio di Filippo Spada, che in realtà vi ho detto si chiamava Piombino, scappa da Roma e va verso Sermoneta, si nasconde lì per un po' di tempo sperando di poter scappare dallo Stato Pontificio, ma in realtà viene arrestato e poi portato a Castel Sant'Angelo. In questo caso invece nel film i due vanno direttamente a Castel Sant'Angelo. Ma qui esce un'altra figura importante, storicamente importante, e vediamo chi è. Non dicevo Marco Aurelio sta sempre a cavallo sul Campidoglio. Filippo Spada non è morto e grazie a Dio si spera che guarisce. Targhini e Montanari aspettano il giudizio. Io continuo a far pecione e lascio i pensieri gravi a chi c'ha più capoce di me. Faccio male, eminentissimo. Fai bene, cornacchia mia, fai bene. Io vorrei essere come te, orbo di un occhio. Andiamo bene, io non ci vedo chiaro manco con tutti e due. Ma è diverso. Perché vedi, quando tu eri fatto due suole, un paro di stivali, che hai fatto più del dovere tuo. E io invece no. Io mi sono distinto dalla repressione del brigantaggio e ho messo in fila 45 teschi di briganti tra San Germano e Roma. Un viaggio allegro. A quei tempi non ero ancora un principe della Chiesa, ma un semplice pastore d'anime. Ma sai, siccome dicono, questo Rivarola è un tipo che si fa rispettare al massimo. Ma no, non lo vedi. Parlo anche con te e sei un umile scappare. E difatti io lo porto al massimo rispetto. Ma cosa fai? Mi baci il sigillo? Ah, il sigillo. Insomma, allora dicono, facciamogli fare il processo a Targhini e Montanari.
Me ne occupate voi. Allora mi raccomando, un occhio di riguardo. Per chi? Per la salute vostra. Con tutto sto da fare, non me strapazzate. Invece non si dice qui, perché appena finito questo processo devo correre in Romagna a reprimere le sette occulte clandestine. E tu sai meglio di me, i romagnoli, tanto per cambiare, sono i sudditi più turbolenti. Ecco il famosissimo cardinale Rivarola, un personaggio importantissimo in quel periodo, era il legato straordinario presso l'Emilia Romagna. In realtà qui c'è un'altra incongruenza storica, perché non è stato il cardinale Rivarola a occuparsi del processo di Targhini e Montanari, ma comunque si è occupato di un processo importantissimo che ha visto l'arresto in Emilia Romagna di circa 508 persone carbonari, rivoluzionari, e quasi l'uccisione di quasi tutti praticamente. Lui arriva a Roma più tardi, quindi non si è occupato personalmente del processo di Targhini e Montanari, però nel film appare questa figura ed era giusto parlarne. Quindi Giuditta vive con Cornacchia, è innamorata di Montanari, ma ha passato la notte con Targhini per impedirgli di andare da Montanari senza riuscirci. Cornacchia è innamorato di Giuditta e sa che Giuditta è innamorata di Montanari. Ma nel frattempo, Targhini e Montanari che fine hanno fatto? Abbiamo giudicato definitivamente e inappellabilmente sentenziato i nominati Leonida Montanari e Angelo Targhini rei di alto tradimento, lesa maestà, mancato omicidio e detenzione di arma proibita. E pertanto li condanniamo alla pena dell'ultimo supplizio mediante il taglio della testa. Esattamente sì, questa è la sentenza per Montanari e Targhini, il taglio della testa con la ghigliottina. Però adesso c'è il momento, secondo me, più importante del film, cioè c'è la vera rivelazione del film nell'anno del Signore. Vediamola insieme. Allora si scrive, che è tutto questo mistero? È una vergogna da scrivere. No, ma qualche volta è un rischio. Verranno lì da me i carbonari, ma chi so? Di congiurati, di chi? No, parlo con rispetto. Quelli se sono giocati alla destra. De destra ne puoi tagliare quante te ne pare. Sono le lingue che contano. Ognuno fa la battaglia sua, io ho scelta la mia. Credo, per canzolare. No, deve essere la voce di Roma, del malcontento popolare. Ma che temi? Io sono la vera ribellione. Giudi, non ti disturba, io sono Pasquino. Sì, signora, sono io il satirico misterioso. Quello che scrive gli ribelli infamanti contro il governo. Sì, ma maschero da scemo per sviare i sospetti. Ma intanto denuncia il marcio e il popolo pianota. Se sveglierà, e che ne so? O vuoi che tu svegli io a serciare le tue finestre? O vorresti che si svegliasse quando parla a te? O quando parla a Targhini a Montanari? Ma io non ce lo sapevo. E poi ce lo sai, che cambia? Sono Pasquino, mi hai detto una caccola. Cornuto solo e cornuto resto. Ma allora tu puoi fare qualche cosa, tu li puoi salvare. Io? E perché mai questo? Per saltare dalla caccia? Ma bambo li ha ammazzata, te e loro. È finita, Giulio. Eh sì, il nostro Cornacchia, quello che fingeva di non saper leggere, di non saper scrivere, di essere ignorante, in realtà è Pasquino, cioè la voce del popolo. E qui c'è una conversazione bellissima che vi fa capire come per fare la rivoluzione serve anche qualcuno che fa parlare il popolo, che sveglia il popolo anche attraverso le parole. Cioè la rivoluzione ognuno la fa come la vuole fare con gli strumenti che ha. Quindi abbiamo la rivoluzione del film, Cornacchia è il nostro Pasquino. Ma nel frattempo Targhini e Montanari sono nelle carceri di Castel Sant'Angelo e stanno aspettando di essere giustiziati. Ma in realtà perché l'esecuzione non avviene subito? Perché i due ricevono una visita che allora era usanza ricevere, e la ricevono in questo caso nel film da un attore strepitoso che adesso vediamo. Cari fratelli, è permesso l'introito? Pace e bene, pace e bene. È arrivata l'ora. Come si dice, mors certa, ora incerta. Ma questo dipende da voi. Il braccio secolare che è la giustizia va consegnato al braccio spirituale che saremmo noi. Ma noi chi? Chi siete? Chi so io? E che te frega di sapere chi so io? Siamo cannelli di polvere noi. Vuoi sapere il nome mio? E non è mica il mio, noi ce lo cambiano quando entriamo. Ecco. Ma non vedi chi so? E perché il braccio secolare ci avrebbe consegnato a voi? Ma che cosa per tutto tu? Ma che sei? Perché questa è la procedura.
Eh sì, questa era la procedura, esattamente questa, cioè il braccio secolare consegna i giustiziati ai frati o ai preti perché si devono ravvedere, devono liberarsi l'anima, devono poter andare in paradiso, quindi muoiono lo stesso, però nel frattempo ci deve essere un prete che li fa ravvedere. E qui Montanari ha un'idea di aspettare, tanto finché loro non decidono di ravvedersi, il prete continua ad andare lì tutti i giorni a convincerli a pregare, a convincerli a pregare. Ma perché Montanari vuole prendere tempo? Perché pensa che più passa il tempo, più il popolo, anche dopo aver saputo dalla sentenza, si possa ribellare. Sì, perché in realtà se ci pensate la sentenza è stata una sentenza di condanna a morte di due persone che hanno semplicemente hanno provato ad ammazzare un uomo, non ci sono riusciti. Perché Filippo Spada poi si è ripreso e vive normalmente. Quindi Montanari pensa che questo tempo possa servire al popolo per svegliarsi e per fare la vera rivoluzione. Quindi non solo per salvare la vita a loro due, ma proprio per fare la vera rivoluzione. E a un certo punto un po' di rivoluzione si sente, ma vediamo che rivoluzione. Sparano, non c'è lì, sparano! Dove? Viene dalla parte del fiume! Dove? Che succede? Il popolo si sveglia! E tu che non c'è cadere, Angeli! Il popolo si è sbagliato! Ritorna alla Repubblica! Ritorna, non lo so io! Non avete capito perché la prendevamo per le unghie? L'avevo fregato! Ma io che c'entro? Che ho fatto? Ammazzare quei frati? Io sì! Oh no! Il popolo mi vuole il religioso verrà rispettato! Ma non è che collego che può rispettarvi e bene pure a voi! Sì! Sì! E bene pure a me! Ma che il popolo sta piano stato la ragione. Dove? Ma vuole vedere l'esecuzione. Perché? Perché Roma era abituata a queste esecuzioni, che erano anche una sorta di spettacolo, era anche un modo per fare soldi. Come avete visto, la gente che aveva casa sulle piazze dove avveniva l'esecuzione affittava questa casa agli stranieri per vedere l'esecuzione. Ce ne sono state tantissime a Roma e i posti più importanti erano vicino Ponte Sant'Angelo, a Piazza del Popolo, a Piazza della Bocca della Verità. Una delle esecuzioni più importanti che i romani conoscono è quella di Beatrice Cenci, ma la storia ve la racconterò quando faremo il tour sulle donne di Roma. Ma intanto purtroppo per Targino e Montanari non c'è nulla da fare e arriva il giorno dell'esecuzione. Arriva il 23 novembre 1825 e i due sono giustiziati da quello che è stato definito il boia di Roma. Mastro Titta, di Mastro Titta oggi abbiamo solamente un po' di arnesi del lavoro e questa che era la sua praticamente divisa che potete vedere al Museo Criminologico di Roma. E Mastro Titta, pensate, ha avuto ben 68 anni di carriera, cioè ha iniziato a giustiziare a 17 anni nel 1796 ed ha smesso nel 1864 e durante la sua carriera ha giustiziato 514 persone. Possiamo trovare e leggere tutte queste giustizie, compresa quella di Targino e Montanari nella sua opera Mastro Titta e il boia di Roma, Memorie di un carnefice scritto da lui stesso, dove lui descrive e racconta tutte le varie giustizie effettuate e tutta la storia
per filo e per segno. Quindi siamo al 23 novembre 1825 e siamo al giorno che a quanto pare tutto il popolo romano stava aspettando, cioè il giorno dell'esecuzione di Tardini e Montanari.
un sarto vecchio. Che c'hai da dire? Stavo a pensare a cosa tua. Beh, te, ma che? Caro Mastro Tizza, dopo la rivoluzione francese e l'impero di Napoleone, che fecero i sovrani da Donati a Vienna? Dissero, giovanotti, dalla Bastiglia oggi non è successo niente. Si ritorna a Luigi XVI. E si rimisero le parrucche. Per cui annullarono tutto, la scienza, le scoperte, le invenzioni, tutto. Meno che una cosa. Che cosa? La ghigliottina. Ah, già, è un'invenzione vostra, degli rivoluzionari. È l'unica cosa al mondo oggi che non puzza di vecchio, del decrepito, della ghigliottina. Voi siete l'uomo più moderno di Roma. A Mastro Di, l'avvenire è vostro. Finisce a Piazza del Popolo oggi, o perlomeno quando Magni ha girato il film negli anni 60, e finisce esattamente alla sinistra della porta, accanto alla caserma dei Carabinieri, dove dal 1909 c'è questa targa in ricordo di Targhini e Montanari, giustiziati il 23 novembre 1825 per lesa maestà e seppelliti a Mulo Torto, dove si seppellivano le prostitute, i briganti. E questa è la storia di questi due carbonari, è la storia di due rivoluzionari ed è la storia di un periodo storico che è praticamente il periodo di avvio delle lotte risorgimentali ed è il periodo storico in cui tante singole persone hanno provato, ognuno a modo suo, a fare una sorta di rivoluzione per creare una nazione che poi è diventata quella dove noi oggi viviamo, l'Italia. Quindi ringraziamo anche loro per questo sacrificio che hanno fatto e noi vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima per un altro tour qui da casa, perché sì, dobbiamo restare a casa e quindi qui da casa parleremo di storia la settimana prossima, ma come faccio sempre nei miei tour, anche oggi voglio concludere con una frase che non è mia ma che è stata detta da qualcuno di molto più importante di me e ve la leggo. Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario. Ci vediamo domenica prossima, mi raccomando, stiamo a casa e grazie perché anche oggi da casa mi avete fatto fare la cosa che amo più fare, che è parlare di storia.